Grande fratello VIP, la marchesa torna in casa e riempie di baci Walter Nodo. Daniela Del Secco torna a trovare i suoi ex compagni d'avventura e stupisce Walter Nodo baciandolo sulla bocca in diretta TV. Ieri sera è andata in onda la 7ª puntata del Grande Fratello VIP 3, video. Il reality show condotto da Ilary Blasi che quest'anno fatica a decollare con gli ascolti, ieri è andato decisamente meglio ottenendo una media di 3.876000 telespettatori, pari al 21,16 di share. La diretta ha visto l'uscita di scena di Elia Fongaro che ha perso al televoto contro Ivan Cattaneo e Martina Amdi. Il momento clou della serata, però, ha visto protagonista Daniela Del Secco, meglio nota come la Marchesa d'Aragona, che è tornata a far visita ai suoi ex compagni d'avventura nella casa più spiata d'Italia, rivolgendo le sue affettuose attenzioni in special modo nei confronti di Walter Nodo. Daniela Del Secco bacia uno stupefatto Walter Nodo. La Marchesa d'Aragona, eliminata due puntate fa, è tornata nella casa del Grande Fratello insieme al suo cagnolino di peluche Duca George. Daniela Del Secco, video, dopo aver varcato la porta rossa è giunta in salotto dove ha trovato i suoi ex compagni d'avventura. La Marchesa ha salutato con grande affetto Giulia Salemi, Le Donatella, Fabio Basile e Jane Alexander, ma proprio quando la sua visita sembrava giunta al termine, Daniela si è diretta verso Walter Nodo baciandolo con molta passione sulla bocca e su altre parti del viso. Walter è rimasto senza parole con il rossetto rosso sul viso che rimarcava quanto accaduto pochi frangenti prima. Elia Fongaro viene eliminato, Jane scoppia in lacrime. L'altro colpo di scena ha visto protagonista Elia Fongaro. L'ex veleno di Striscia la notizia che ha perso al televoto ed è stato eliminato dal gioco. Un duro colpo per Jane Alexander che con il ragazzo veneto aveva condiviso i momenti più belli della sua avventura nella casa. Dopo aver lasciato la casa più spiata d'Italia, Elia Fongaro ha raggiunto lo studio dove Ilary Blasi gli ha mostrato il suo best moment. Jane ha seguito dell'eliminazione di Elia e è scoppiata in lacrime, dimostrando quanto lei si fosse legata a lui. I due nominati della settimana sono Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsi. A termine della puntata la conduttrice del Grande Fratello VIP 3, Ilary Blasi, ha svelato i nomi dei due nominati della settimana. Al televoto ci sono i andati, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsi. I telespettatori potranno votare tramite l'app Mediaset Play, SMS o Messenger. Il verdetto del televoto verrà poi svelato nel corso della prossima puntata del reality show.